Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video haul un po' particolare. È il primo ordine che faccio da un sito che si chiama Nike Beauty Lab, Nike, non so bene come si pronunci a dire la verità, ma sono sicura che ne avrete sentito parlare anche voi perché fanno molta pubblicità su Instagram e infatti io avevo iniziato a dargli un'occhiata proprio per queste inserzioni, diciamo così, su Instagram. Avevo guardato avevo guardato il sito e mi ero fatto un attimino un'idea dei prodotti, ma come sempre ho preferito aspettare prima di fare un ordine. E aspettavo, diciamo così, di saperne un pochettino di più. Quando poi vedo le mie amiche, colleghe, non so bene come definirle, youtuber, se così ci possiamo definire, che appunto magari hanno fatto anche loro degli ordini da questi siti e ne parlano bene, o comunque esprimono il loro giudizio a riguardo, e so che comunque hanno acquistato anche loro, io mi sento più tranquilla. E dopodiché dico, va bene, ok, se hanno acquistato loro vuol dire che il sito è sicuro, è affidabile, procediamo anche noi con l'ordine. In realtà non mi serviva nulla e l'unico motivo per cui ho fatto l'ordine è che c'era una super super mega offerta che ho trovato sempre sponsorizzata su Instagram. Dicevo, ho visto appunto pubblicizzata su Instagram questa promozione pazzesca che faceva questo sito, che è un sito spagnolo, per cui sono andata subito a dare un'occhiata al sito e quali erano i prodotti in promozione. Non erano tutti in promozione, ma c'erano tanti 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 prodottini a 1,99 euro. Sono prodotti un po' particolari, sono prodotti che possiamo definire un po', non lo so, di nicchia, non sono prodotti che potete trovare al supermercato, non sono prodotti biologici, ma sono comunque prodotti con buon inci, la maggior parte magari sono prodotti vegani, con delle formulazioni particolari, con dei packaging anche particolari, sono prodotti particolari che sicuramente non sono reperibili ovunque e questo è uno dei siti che li rivende. Sono brand, tiene quasi tutti i brand comunque spagnoli, se non sbaglio, il sito è spagnolo, ma anche i brand che rivende credo che siano per la maggior parte brand spagnoli. Molto molto incuriosita da tutti questi prodottini ho deciso di approfittare della promozione. A prezzo pieno vi dico la verità, probabilmente non li avrei acquistati, avrei soprasseduto e avrei rimandato l'acquisto e la prova di questo sito in un altro momento, ma visto la promo ho detto approfittiamone subito. Tra l'altro ve lo dico perché se magari ne faranno altro, se volete approfittarne anche voi, insomma, quando sarà. All'inizio ho avuto un po' di difficoltà perché non è vero che tutti i prodotti erano 1,99 euro. Quando sono andata sul sito e aggiungevo i prodotti nel carrello, il prezzo che mi dava era di 2 euro e qualcosa. E io ho detto, vabbè, si vede che quelli da 1,99 euro sono già finiti, magari era una pubblicità per catturare, ma poi non sono proprio tutti a 1,99 euro. Avranno il loro prezzo, che comunque era un prezzo molto molto scontato rispetto a quello che vengono rivenduti normalmente sul sito. Quindi avevo deciso di approfittarne a prescindere. Le spese di spedizione erano gratuite a partire dai 15 euro, ma in realtà, se non sbaglio, dovrebbero essere gratuite per l'Italia sempre. Quindi era 15 euro, ma era riferito a tutti, quindi poi se non siete italiani, magari se non arrivate ai 15 euro ve le fanno pagare. Nel nostro caso dovrebbero essere gratuite sempre, però su questo chiedo venia se ho sbagliato perché non ne sono completamente certa. Con quest'ordine comunque lo erano. Inizialmente metto i prodotti nel carrello e vedo appunto questi prezzi e mi dava pure il prezzo delle spedizioni. Poi quando ho fatto checkout, andando poi diciamo nella parte del carrello dove si vede tutto e dove diciamo arrivi alla fine, alla conclusione dell'ordine, mi avevano applicato dei coupon che erano il coupon diciamo 10% primo ordine e il coupon 10% mi sembra per l'iscrizione alla newsletter.
con questi due coupon mi hanno ulteriormente abbassato il prezzo dei prodotti che sono effettivamente arrivati a 1,99 euro. Quindi credo che dipenda da questo il prezzo con cui voi li vedete. Se per caso avete già fatto un ordine, probabilmente non potete usufruire di quel 10% perché il primo ordine l'avete già fatto. Nel mio caso era il primo ordine, per cui mi hanno applicato in automatico questi 2,10%. Le spese spedizione sono poi diventate gratuite sotto, mentre appunto all'inizio sembravano non esserlo. Quindi una volta fatto poi checkout sono riuscita a sistemare tutto. Forse me l'aveva dato il prezzo delle spese di spedizione inizialmente perché non avevo ancora indicato in che paese abitavo e dove dovevano spedirmi. Forse è stato per quello. Comunque ve lo dico perché ho letto due o tre commenti poi su Instagram, proprio sotto, diciamo, il post relativo a questa pubblicità, che gente chiedeva come mai non erano 1,99 euro, come mai le spese non erano gratuite. A tutto c'è un perché, e andando avanti comunque poi tutto si risolve. Io ho avuto i prodotti a 1,99 euro. C'erano non tutti i prodotti del sito, ovviamente, ma alcuni prodottini che mi interessavano. Avrei preso qualcosina di più, ma non ho voluto esagerare e vi mostro subito che cosa mi è arrivato. Allora, questa è la bellissima scatola. Sono andata sul mento nel frattempo. Bellissima scatola nella quale sono messi i prodotti. Vedete qua c'è scritto il mio nome. Molto 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 carino. Sono molto contenta di questa cosa. A parte c'era un'altra confezione che invece ho ordinato io a parte, che non era, diciamo, non faceva parte della promozione, ma che comunque aveva già un prezzo un po' scontato. E siccome mi interessavano quei due o tre prodottini, ho deciso di acquistare comunque. Ed è questa bellissima confezione di Farm It Fresh. Comunque, vi faccio vedere tutto con calma. Apriamo, che così vediamo anche la bolla e vi faccio vedere anche i prezzi. Dentro così poi si apre, molto ben fatta. C'è ovviamente la bolla. Io per quest'ordine ho pagato un totale di 29,78, quindi una cazzata, diciamo, esatto, neanche 29,15. Esatto, 29,78 non so che cos'era, ma io ho pagato 29,15. Allora, tutti i prodotti escluse tasse, credo questo sia, esatto. Allora, 1,65 euro. Praticamente allora tutti i prodotti praticamente io li ho pagati, credo escluse tasse, però adesso non sono sicurissima di questa cosa, dovrei fare il calcolo. 1,65 euro, cioè, per farvi vedere senza che vediate le altre robe, vedete. Cioè 1,65 euro ogni prodottino, poi c'è lo sconto del 10% per il primo ordine, dovrebbe essere questo qua, non è specificato ma sarà quello, lo sconto per l'iscrizione alla newsletter, ok? E il totale 29,78, che però se io vado nella pagina successiva mi dice che gli sconti totali, sono questi, e questo è il prezzo che ho pagato. Quindi praticamente sul mio totale, oltre ovviamente avere già il prezzo del prodotto scontato, poi vi dico anche quelli di partenza, ci sono questi ulteriori due sconti che sono 5,66 euro in più praticamente di sconto. Spese di spedizione gratuite, e quindi il mio totale sono quelle lì, 29,15 euro. Allora, vi faccio vedere quello che ho preso. Guardate qua che bellezza, guardate, cioè si presenta non bene, benissimo, benissimo, benissimo. Cioè la presentazione del pacco è veramente ottima. L'unica cosa che mi dispiace è per l'altra confezione, che è un po' rovinata. E vi faccio vedere prima questa, che questa qui costava 22 qualcosa.
Io l'ho pagata 18,23 euro, esatto, sì. È composta da tre prodotti, però come vedete qua la confezione è rotta, non so se riuscite a vedere, però è rotta qui e anche all'interno questa si muove un pochettino. Quindi sono un po' dispiaciuta di quella, ma non tanto per me, però se fosse dovuto essere un regalo, per esempio, sarebbe stato un peccato che fosse arrivata così, perché ovviamente qua è rovinata, quindi non sarebbe stato possibile regalare questa confezione purtroppo, perché appunto un pochettino rovinata. Per quanto mi riguarda, per me non è un problema perché tanto me li tengo io. E cosa ho voluto prendere? Questa perché Farm It Fresh è uno dei brand che più mi incuriosiva, ma diciamo non era in offerta sul sito. Questa confezione però per me era già abbastanza conveniente perché comunque ho pagato appunto 18 euro, sì, per tre prodotti che a prezzo pieno costerebbero di più. Non so di preciso quanto costano, adesso non me lo ricordo, però comunque 6, 12, 18 ho pagato circa 6 euro per questi prodotti. Calcolate che abbiamo, anzi apriamola, tanto è mia, ve lo faccio vedere. Qua abbiamo un bel adesivo con diciamo, il miele, perché questa linea è appunto al miele e quindi ovviamente come fai a lasciarla lì? Non si può. Ce la posso fare. Ecco qua, vedete, questo era l'interno. Diciamo che avrebbero dovuto qua sistemare un pochettino perché è rotta proprio la confezione anche interna. Comunque, questi sono i tre prodotti. E abbiamo un Power Anti-Aging Cream, che io tra l'altro pensavo fosse un siero e invece è proprio una crema, ma va più che bene. E sono 60 ml di prodotto, questo qui. Bellissimo il packaging con questa parte in legno, super figo. Ed è appunto antiossidante, è idratante, curiosissima. La famosissima maschera, anche questa, fighissimissimissima. Con questo formato tubo, con sempre il tappo in legno, fighissima, idratante, dermoprotettiva, ripara la pelle, contiene estratti di curcuma, avena, miele, insomma super super contenta di questa. E per finire, tra l'altro sono 100 ml, quindi un formato importante per una maschera. E per finire il contorno occhi, anche questo sono quanti ml? 20 ml, quindi più grande del solito formato appunto dei contorno occhi. E quindi il prezzo, diciamo comunque che per questa tipologia di prodotto, questa qualità, che comunque da quello che ne ho sentito parlare sul web sono ottimi prodotti, pagarli 6 euro ciascuno è un ottimo, ottimo prezzo. Quindi super contenta di aver preso anche questo e ne ho approfittato appunto già che ho fatto l'ordine, anche se questo non era proprio in promozione. In realtà forse sì, avevo un piccolino già sconto applicato anche questo, ma non vorrei dirvi una stupidaggine. Io comunque l'ho pagato sui 18 euro. No, forse sempre 18 senza tasse. Forse 22, boh, non lo so. Io mi ricordo che c'era scritto 20. 22, ma poi ovviamente ho dovuto applicare quegli altri due sconti. Quindi vabbè, questo. E di questi pacchetti, diciamo, di questi kit ce n'erano due tipi, ce n'era un altro che ci aveva dentro altre tre cose, però io ho scelto questo perché erano sicuramente tra i tre prodotti che più mi incuriosivano e che avrei voluto provare. Poi allora, ho preso il burro struccante, questo qui, della marca Culmetix, che è appunto un cleansing balm, bello grande tra l'altro. Sono 175 ml. Io attualmente di balsami struccanti sto usando il Take the Day Off di Clinique. Ma sono curiosa di provare anche altro, e questo mi sembra fighissimo. Scatola in latta, cioè sono prodotti che
hanno proprio un aspetto, un packaging, un tutto che secondo me gli dà molto valore e sicuramente valgono molto di più di quello che io li ho pagati. Adesso questo non lo apro perché non voglio far partire il PAO che è di 6 mesi e è un prodotto vegano questo, con ingredienti naturali e cruelty free, come vabbè, è indicato insomma dietro. Bella la scatola, bello tutto, super 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 curiosa veramente di provarli, non vedo l'ora, però devo stare calma, non devo mettermi ad aprire cose a caso perché devo andare con una certa logica, perché sennò rischio di sprecarli, di consumarli, di non consumarli, insomma, quindi utilizzo tutto perché ovviamente compro e poi utilizzo tutto, però con i giusti tempi, ecco. Comunque super contenta di aver acquistato questo. Vabbè, non vi sto, questo costava sempre senza tasse 8,23 euro. Però per sicurezza prendo anche il telefono e controllo i prezzi ora. Volevo controllare il prezzo di tutti i prodotti, quello diciamo originario. Ma non riesco in questo momento dal sito a arrivare, diciamo, alla pagina dove c'era questa promozione per vedere appunto il prezzo originario e quello scontato. Per cui cercarli sarebbe un casino, per cui andiamo avanti. Allora, per darvi un'idea dei prezzi indicativamente di come erano e di quanto era risparmio, vi dico quello che ci ho segnato qua sulla bolla, come prezzo base e ovviamente poi sapete che io invece l'ho pagato 1,65 euro appunto. Allora, primo prodotto che vi mostro, calcolate che ho preso due contorno occhi, due sieri e due, chiamiamoli, integratori. Poi vi spiego. Allora, il primo prodotto è questo, di questo brand Biod. Molto particolare, packaging bellissimo esternamente, così come all'interno. Questo calcolate che aveva un prezzo base di... Non c'è scritto, ecco. Il primo che non c'è scritto, l'unico anche che non c'è scritto, ma se non ricordo male costava sui 34 euro questo prodotto, un prezzo del genere. Ecco qui. Guardate quanto è carino, troppo troppo carino. Si schiaccia ed esce il prodotto. Sembrerebbe abbastanza liquido, quindi forse lo utilizzerò magari come siero contorno occhi. E praticamente dice trattamento epigenetico anti-edad, quindi anti-età. È un rivoluzionario fluido anti-età basato su una tecnologia di fattori di... Non lo so io lo spagnolo. Processo di rigenerazione cellulare. Vabbè, comunque. Una combinazione unica di principi attivi selezionati per avere proprietà antiossidanti, protettrici e riparatrici. Credo che più o meno il senso sia quello. Ecco qua. Bello, 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 figo, sono contenta. Poi, siero viso. Questa volta il marchio è Buddy's Skincare, Buddy's Pharmacy Skincare. Questo qui. Questo è invece un siero viso. Alla pianta della risurrezione, con estratti della pianta della risurrezione, che non so bene che pianta sia, dirvi la verità, ma leggiamo un po' cosa c'è scritto in spagnolo: formulato con estratti di pianta della risurrezione, famosa per le sue eccezionali capacità di resistenza, rigenerazione e reidratazione. I nutrienti responsabili della rigenerazione di questa pianta si trasferiscono alla tua pelle, dandogli idratazione di larga durata, una maggiore capacità di rigenerazione e una protezione duratura. Cioè, conosco anche lo spagnolo adesso, no, però giuro, è facile da interpretare lo spagnolo rispetto ad altre lingue. E quindi anche questa molto molto curiosa di provarlo, molto 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 carino, guardate qua tutto verde, bellino, sembra una cosa da chimico, una pozione magica, molto carino, classici 30 ml. Questo veniva sui 12 euro circa a prezzo pieno. Poi ho preso
qua veramente c'è da impazzire. Tra l'altro, due prodotti che vabbè potete trovare anche su Amazon, ma con un prezzo più alto, se non sbaglio, mentre qui veramente li ho pagati una stupidaggine. E sto parlando di loro. Marchio Coconut, che Coconoi, un po' difficile, Coconoi, che appunto era tantissimo che volevo provare. Ho preso sia il siero viso che il contorno occhi per questo prezzo, ovviamente non potevo lasciarli lì. Allora, il siero contiene questi petali di fiore, di un fiore, che non so che fiore sia, olio di monoi, olio di cocco e Polynesian Lagoon Water. Acqua di lago polinesiano? Non so se la traduzione è proprio corretta in questo caso. Cruelty free, silicon free, paraben free, eccetera, eccetera. Vediamo se dà altre indicazioni. Vabbè, tutte in spagnolo. Contiene anche moringa, appunto acqua di cocco, acqua di laguna della Polinesia e da quello che ho sentito nelle varie recensioni ha un profumo paradisiaco, quindi sono super 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 curiosa di provarlo. Anche qui un packaging veramente da fare invidia ai brand più fighi, guardate che figo è. Praticamente si schiaccia qui poi, non voglio neanche aprirlo, però è troppo 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 figo. 12 mesi di PAO e anche questo costava sulle 12 euro circa, sempre senza tasse, però credo questi prezzi indicati sulla bolla e quindi in realtà un pochettino di più, però ripeto, io ho pagato pochissimo. Poi contorno occhi appunto della stessa linea, anche questo contiene estratti arricchito con noni extract, monoi oil, coconut oil, sempre insomma l'acqua di laguna polinesiana. Anche questo figo, packaging fatto uguale, sempre diciamo che si schiaccia qui. Sono 30 ml, quindi il doppio rispetto a un classico contorno occhi, quindi anche qua un guadagno super. E sono super contenta, figo, 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 è bellissimo, è bellissimo. Vorrei avere... È già bello che io abbia questa stanza in realtà, anche se poi quando farò dei figli ovviamente diventerà la loro stanza, quindi dovrò smantellare tutto e non ho la più pallida idea di dove potrò mettere tutto questo. Ma già ora io vorrei avere un altro posto dove poter mettere tutto, esposto tutte le mie cose, quindi non soltanto utilizzarle, perché nel mio bagno, a parte io, Nicola e i nostri amici che vengono a cagare nel nostro cesso, non è che anche qui entro alla fine soltanto io. Dovrei magari, non lo so, alla fine sì, è per me, me lo devo godere io, però ogni tanto, sai, quando vedo i video delle altre, tutte quelle americane che hanno le loro postazioni fighe, le loro robe posizionate ovunque, dico anch'io voglio. Poi se ci pensiamo bene, potrei fare la stanza più figa del mondo, ma sempre io ci entro e poi magari qualche mia cliente, però non credo che stiano lì a guardare tutto quello che io ho esposto e che cosa sono e perché. Quindi la mia gioia è mostrarli ora a voi in modo che possiate apprezzare insieme a me queste meraviglie, usarle per me e ciao. E per finire, ultimi due prodottini sono appunto due integratori, diciamo, nutrizionali. Non so se possono in realtà ben definire così, però sì, dopo tutto sì, perché apportano, diciamo, degli elementi in più nel nostro organismo che ci aiutano a stare meglio. E sono questi due. C'erano anche le pastigliette. Ma siccome io faccio un po' fatica a mandare giù le pastiglie in generale, quelle mi sembravano un po' grosse, mi sembrano più delle supposte che delle pastiglie, ho preferito la variante, diciamo, liquida. E questi sono i Nutriceutics, cioè la marca è Nutriceutics, e io ho preso Zen Mind, quindi un integratore che contiene passiflora, melissa, iperico, che contribuiscono all'equilibrio delle emozioni, al benessere generale, favorendo il rilassamento e lo stato d'animo positivo. Sì, cioè già mi sento meglio soltanto a leggerla questa cosa, dico oh, wow. E quindi vi è il supplemento nutrizionale, come dice qui,
dice tutte le varie indicazioni delle varie piante, i valori nutrizionali sono anche indicati qui. Apriamolo che guardiamo com'è. Figo, boccettino così. E questo, vedendo l'immagine, va diluito poi in acqua e va bevuto. Allora, sì, praticamente dice che una pipetta completa, che è un ml, va versato in 200 ml di acqua calda o fredda 2 volte al giorno. Non utilizzare durante l'imbarazzo, che non so cosa vuol dire, e la lattanzia, credo che sia l'allattamento e la maternità. Cioè la maternità, come si dice, quando sei incinta, non lo so. E poi vabbè, di non somministrare a minori di 12 anni e non utilizzare in caso di agitazione e nervosismo. Sì, io questo in realtà l'ho preso proprio perché sono agitata e nervosa, quindi Zen Mind mi dava proprio quell'idea. Vabbè, vi farò comunque sapere. Voglio vedere un attimo la scadenza che c'è scritto essere riportata sotto, ma sotto dove? Io non la vedo scritta la scadenza, eh. Beh, vabbè. L'altro invece è Sweet Dreams, quindi visto che faccio particolarmente fatica a dormire, ho preso questo che contiene anche questo passiflora, tra l'altro, melissa, tutte e due, che fantasia. Valeriana, questo. Ingredienti che aiutano a normalizzare, a promuovere. E l'inizio del sonno contribuendo a un rilassamento ottimo e a un non lo so, comunque a dormire meglio il succo. E tra l'altro mi piace che mettono le scritte qua sotto. Qua c'è scritto Smile, Breath, Repeat e qua Sleep Like a Baby, quindi delle frasette diciamo che indicano in modo carino il prodotto. E anche qua abbiamo tutti i valori nutrizionali, tutti gli ingredienti scritto a cosa servono. C'è anche la tila, il lupolo, la melatonina in questo. Sì, qua sono tre, qua sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei ingredienti, quindi alcuni ingredienti in più. E questo dice 2 pipette, 2 ml in 200 ml di acqua caliente o fredda, vabbè, acqua calda o fredda, 30 minuti prima di dormire. Quindi anche questo sono molto molto curiosa di provarlo. Poi ovviamente dice anche quanti utilizzi ci sono, 60 ml dice 60 utilizzi, questo dovendo utilizzare 2 pipette sono 30 utilizzi con 60 ml. E la confezione è questa qui. Sono molto curiosa di provarli. Io non ho mai provato integratori, vitamine, queste cose qui sono robe che non mi appartengono molto, diciamo così. Però le ho viste lì in offerta, a prezzo pieno non le avrei acquistate probabilmente. Costavano tra l'altro sulle 8 euro a prezzo pieno. Vediamo anche gli altri. Il contorno occhi sempre di Coco Noi. Veniva anche quello più di 12 euro. Cosa mi manca da dire? Basta, mi sembra che ve l'ho già detto tutti. E questi sì, venivano sugli 8 euro. Per cui
ci siamo, buon prezzo comunque, così scontato. E niente, questo è tutto. Io non vedo l'ora veramente di provare questi prodotti. Vi farò poi sapere, vi terrò aggiornati a riguardo. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato da questo sito, avete approfittato come me di questa promozione, o se comunque avete acquistato questi prodotti o altri, come vi siete trovati e che cosa mi consigliate. Per il momento è tutto. Io vi saluto, vi mando un bacione. Buona serata e al prossimo video. Ciao!